voluta, a me così mi tieni. Né soldi né successo cambieranno mai quello che sei, se ricorderai i posti da dove vieni, le storie a cui appartieni. A me così che m'hai voluta, a me così mi tieni. Ed è così che mi tieni, ti pare. Si chiude l'era di così com'è. Bella per AL, alla Master Frisa, Francesco Diana, Depa, Paolo Brera, alle Wonderbra, Fausto Togliati, Hobo, Johnny Spaccaconi, Ferdi, al DJ Vincenzo, coi Ridillo, Vladi, Flycat. E questo era l'articolo 31 con Così mi tieni, uno stile totalmente diverso da J-Ax, gli ultimi dischi di J-Ax ovviamente. E dato che si va un po' così a ruota libera come sottofondo musicale, tradisco il nostro Chumbawamba con Tom Tom Pink e mi godo un po', ci godiamo insieme un po' di Linkin Park con Castle of Glass. Mentre qui si parla sempre di Roma e ci vediamo un po' le ultime novità. Allora, volevo vedere, ecco, leggere una notizia di Diego che dice: ho visto la guerra, non posso aver paura di niente. Il centravanti della Roma alla vigilia della super sfida di San Siro con l'Inter: non c'è una favorita per lo scudetto, ma sapevo di arrivare in una grande squadra. Non segno, lo farò anche qui, ma non deve diventare un'ossessione. Ovviamente non deve. Lo dicevo già, lui dà un grande apporto alla squadra, l'ho detto anche Garcia. Un giorno qualcuno, non volendo fargli un complimento, pensò di chiamarlo Clock, Lampione Clock, perché sembrava piantato in mezzo al campo senza troppa utilità. In effetti Dzeko era alto e magro, ma aveva anche tanta luce dentro. Quella sufficiente perché crescendo riuscisse ad illuminare la strada che ha consentito alla Wolfsburg di vincere la prima Bundesliga della sua storia e al City di tornare padrone della Premier dopo 44 anni. Adesso però la cura Dzeko arriva da Roma, dove lo scudetto manca da 14 anni. Se la missione riuscirà, a tre quarti del grande slam europeo sarebbe in cassaforte. Insomma, domani a San Siro arriverà uno specialista in missione difficile, l'Inter è avvisata. A poco più di due mesi dal suo arrivo, si aspetta di vedere a Roma già in testa. Questa è l'intervista che gli hanno fatto. Perché no? Sapevo di essere arrivato in una grande squadra, ma la stagione è ancora lunga. Ciò che conta davvero è di essere primi alla fine. Da questo punto di vista, la sfida con l'Inter non è ancora decisiva, anche se la partita è importante. Chi vince prenderebbe fiducia, e per questo a perdere non ci penso proprio. Qual è la squadra più pericolosa per lo scudetto? Grande, grande domanda, e lui risponde che quest'anno non ci sono favorite. Ci siamo noi, l'Inter, il Napoli, la Fiorentina e anche la Juve. È sempre una grande squadra e si riprenderà. Questa intervista sarà fatta proprio oggi, nonostante la sconfitta l'ennesima della Juve. L'argentino però segna a raffica, mentre lei al momento è ferma a quota 1, intende Higuain. Non sono contento, per me il gol è importante, ma non mi sento oppresso, la squadra conta di più. Penso che chiunque preferirebbe vedere la Roma vincere e Dzeko restare a un solo gol. Sì, non d'accordo, ma anche i gol arriveranno. E in ogni caso non mi fisso traguardi, non lo faccio mai. Ho sempre segnato e sono sicuro che segnerò anche qui, ma non voglio mettermi una pressione da solo. Domani chi toglierebbe ai nerazzurri? Dice, va bene se ne tolgo un paio. Jovic, perché è un grande giocatore, e Icardi. Stefano è un fenomeno, sono felice che stia bene, gli auguro il meglio, ma a partire dalla partita successiva. La Bosnia per lei significa anche guerra. A me, come tanti bambini, hanno rubato l'infanzia. È stato il periodo più brutto della mia vita. A Sarajevo vivevamo in 15 in 37 metri quadrati, ci svegliavamo a volte senza avere quasi nulla per fare colazione. Mio padre era al fronte quasi tutti i giorni. Era al fronte tutti i giorni, quando sono le sirene avevo paura di morire. Andavamo nei rifugi senza sapere mai quanto tempo dovevamo restarci. Certe esperienze rendono più forti e fanno apprezzare la vita nei momenti giusti. Quando hai avuto paura per la tua vita e quella dei tuoi familiari, i problemi del calcio sono niente al confronto. Non ha segnato, fa niente. Segnerò le prossime partite. Le cose importanti sono altre. Giustamente, questa mentalità mi sembra un po' l'opposta di quella di Icardi, e quindi io Dzeko l'ho sempre rispettato, sempre stimato, e tutte quelle volte che si parlava Dzeko all'Inter, Dzeko alla Juve, e poi non veniva, mi dicevo sempre che era
forse troppo per il livello, per il livello della Serie A, che comunque ha un ingaggio importante. Invece in Italia ci è venuto proprio alla Roma. Incredibile, quando se ne parlava nel calciomercato io sinceramente non ci speravo proprio. Ma parliamo di un altro grande della Roma, che è Gervinho. Dice Gervinho: va di fretta, già 5 gol e la sua partenza migliore di sempre. Livorno non aveva mai segnato così tante reti nelle prime 10 giornate di campionato. Ha una fantamena di 8,56, per cui fa il fantacalcio. Dice: del resto spesso ha disputato grandi stagioni dopo aver fallito quella precedente. 5 gol nelle ultime 5 partite giocate, che diventano 6 nelle ultime 7 se consideriamo anche la gara di Champions. Il momento di forma di Gervinho è quello del migliore dell'istone, se parliamo di fantacalcio. Livorno, dopo il mancato trasferimento all'Al Jazeera, dopo un inizio ha separato in casa quando sembrava che Garcia potesse relegarlo nel ruolo di riserva, perché 3 panchine le prime 5 gare, sta tornando un giocatore decisivo come ai tempi del primo anno a Roma. In questa stagione però l'ex Arsenal sembra ancora più concreto sotto porta, a merito forse qualche motivazione in più. Se due anni fa infatti chiuse con 9 centri, quest'anno è già qua da 5 in Serie A, quasi ha già fatto la metà dei gol di tutta la scorsa stagione in Serie A, quindi solo questo dà un grandissimo segnale a quello che sta facendo Gervinho. La solita stanno trascinando la Roma. Dice: attenzione a considerare solo un fuoco di paglia, perché la carriera di Gervinho è piena di stagioni che da rendimento opposto: inconcludente e fuori forma l'anno prima, incontenibile e spesa sino l'anno dopo. Per esempio con l'Arsenal fece una stagione bruttissima, e quando passò a Roma fece davvero i fuochi d'artificio. E se guardiamo i numeri sembra questa la stagione buona. Beh, ovviamente poi si fa qua un discorso di media del 6,56 prettamente fantacalcistiche, però sono contento che Gervinho è tornato. E si dice che Gervinho possa andare alla doppia doppia, ossia aggiungere doppia cifra sia reti sia assist, impresa che in Serie A manca dal 2009-2010, e a riuscirci fu Ronaldinho, che questo mi sembra un traguardo molto 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 importante, molto difficile. Gervinho non ha il piede da assist, però una doppia cifra di quante reti segnate mi farebbe molto piacere. Si parla sempre, ecco, di questo provino decisivo che si è svolto su De Rossi, perché se dovesse stare a casa, se dovesse passare questo provino, che penso se ne andrò bene comunque, ma l'alternativa sarebbe stata la conferma per Maicon come terzino e Florenzi in mediana. Ricordiamo che De Rossi ha un problema all'adduttore sinistro. Ha fatto un allenamento differenziato ieri. È stato schierato nella lista. Secondo me giocherà. Io mi piacerebbe sinceramente vedere De Rossi nella mediana. Comunque Maicon, terzino e Florenzi ala. Poi certo non sono io che scelgo, però Florenzi davanti dà anche molta molta stabilità anche dietro, perché recupera tantissimo, raddoppia. Dice che è sicuro di giocare sabato sera è Lucas Digne. Il francese ha fatto 11 presenze su 13. Ha stato la prima a Verona perché non era ancora arrivato, e solamente col suo solo è rimasto in panchina. È un punto fermo di Garcia, anche perché giustamente non abbiamo alternative, non c'è un turnover per il terzino sinistro. Tra l'altro è un buco davvero importante. È sia un grande giocatore, sia uno da tenere sotto una cupola di vetro, perché se lui dovesse avere problemi non abbiamo alternativa. Cioè, Toro sinistra a sinistra non è la stessa cosa, ovviamente. Vediamo che dice. Dice: sta bene,
si è ambientato bene, mi hanno messo a mio agio. Da Garcia alla società. In Francia ho vinto parecchio col Paris Saint Germain e voglio ripetermi qua alla Roma. Ma è presto per il scudetto. Senza guardare lontano la Digne pensa all'Inter. È una squadra solida e concreta, staranno a scardinarla. Sono certo che sarà una grande partita. Noi andiamo a Milano per vincere. In Nerazzurro c'è Condombian, con cui 2 anni fa ha vinto insieme a Pogba il mondiale Under 20. Al Monaco ha fatto vedere di cosa è capace, sono certo che lo dimostrerà anche in Italia. Dice la Roma molla i turbi, per una discussione, ma si gode il ritrovato Gervinho perché sarà ceduto a 14 milioni l'Al Jazeera, poi cambia idea, discorso... Lo sapete un po' tutti dell'elicottero personale, della spiaggia... Mentre l'argentino che a fine agosto doveva andare al Genova quasi certamente partirà a gennaio. Attenzione. E da 2 magnifici errori da 2 fuori pista imprevisti, chiamati Gervinho e Turbe, che è nata questa Roma. E in 2 giocatori già traslocati e poi nuovamente sballati, che c'è tutto il bello e il brutto di una squadra alla piena ricerca di se stessa, di una dimensione definitiva chiamata scudetto. E in fondo il weekend è così diverso che trascorre gli attaccanti di Garcia. È il paradigma perfetto. Uno ed Urbe si sposta in taxi con l'amata tra la Torre Eiffel e Disneyland. Livorno invece è tornato intoccabile anche la sua nazionale, perno fondamentale della vittoria di 2 giorni fa nell'amichevole con il Marocco. Magnifici errori o errori semplici, qui Luis Enrique non c'entra. Ma quella è la definizione dell'ora del DS Franco Baldini, oggi calza a pallino su Gervinho, su quei magnifici 4 milioni di euro promessi dall'Al Jazeera, che avevano spinto Roma a fare un errore. Incredibile a dirsi, casse meno ricche, ma squadra più forte, più completa. Si parla ovviamente delle spiagge private, poi le richieste di ingaggio. Mi ha fatta cambiare idea anche una chiacchierata con Coso, con Garcia. Poi di Gemini è titolare, dove invece sembra... È quello che è giusto chiamare un caso, la far studiare per via della sua... serenità mai trovata, una cessione al Genoa in prestito con diritto di riscatto al Genoa salterà il 30 agosto per meri motivi economici, eppure per non correre il rischio di ammettere un magnifico errore, quello della strada precedente di una campagna acquisti studiata intorno a un giocatore che poi ha fallito. C'era anche il dubbio da parte di Sabatini che dietro il Genoa e quei 20 milioni di riscatto ci fosse un'altra società, vedi l'Inter o scusate la Juve o il Milan. Via gli aggettivi, ora resta giusto l'errore. L'addio avrebbe fatto comodo a tutti, al club lo stesso giocatore. Pronto a chiedere la cessione a gennaio, se le gerarchie di Garcia resteranno queste. Ma non è che può pretendere che le gerarchie si cambino, te che Roma che ha vinto le ultime 5 partite, che hai sempre fatto gol, è una buona media realizzativa, e tu vuoi cambiare la gerarchia lì davanti in attacco, che poi quando entri non dai mai... dimostrazione di dover dare qualcosa in più alla squadra. Ha fatto un bel tiro a Verona, poi basta. Un bel tiro all'Udinese, dico Verona perché mi ricordava le turbe di Verona. Le gerarchie sono chiare, turbe ultimo, in testa c'è Dzeko che sarà pure ferma qua da un gol in campionato, ma per Garcia sta imprescindibile. Ecco perché il tecnico francese ieri sera ha scritto davanti alla TV quando ha visto il bosniaco in panchina per tutta la partita contro il Galles. Gioco solo se sto al 100%. Aveva garantito altri gol al centravanti prima di partire. Ha mantenuto la promessa. Leggo i commenti sotto. Che finché Roma ti molla ha fatto una risata, per me se ti molla la tua donna, perché hanno fatto vedere le foto, una bella ragazza, e lì c'è da piangere. Altra notizia in casa Roma, che arriva con lettere dal Barcellona, sarà il nuovo responsabile del marketing, avrà un'esperienza trentennale nel settore ed avrà un compito difficilissimo. Senza ironia, sarà difficilissimo.